e poi più in alto e ancora su. Stefan Damiani, sosia e grande interprete di Renato Zero, nasce in Versilia, appassionato d'arte in tutte le sue forme, ballo, musica, canto, pittura, e da non dimenticare anche molto impegnato nel sociale. Questa è una cosa veramente bella e meravigliosa. Stefan, una cosa che volevo chiederti, parlaci un pochino di te, di come nasce la passione per Renato Zero e poi la decisione di seguire questa carriera artistica. Allora, la passione per Renato Zero inizia già dagli anni 74. E lo seguivo un po' dappertutto, come tutti i sorcini. Erano gli inizi, i primi albori, quando Renato veniva anche qui, è venuto anche qui alla Spezia, al Teatro Verdi. Poi piano piano da Teatro Verdi siamo andati tutti in Versilia al Teatro a Strisce. È lì che è nata questa mia passione, dove io, cioè, secondo me Renato è un po' come una religione, o ce l'hai nell'anima o non ce l'hai, non è che ti svegli una mattina. E noi piano piano abbiamo iniziato, eravamo in 200, alla fine siamo tutta Italia malati di questa zero follia. Quindi sei un sorcino d'O. Sì, sono anch'io i miei anni, quasi 50 anni, quindi pensate. Un'altra cosa, io volevo chiederti, da uomo ed artista, qual è il tuo sogno? Il mio sogno è che la gente si volesse più bene, ci si accontentasse di poco e aiutare le persone che soffrono. Ed artista? Ed artista seguo sempre questo mio sogno di portare sempre un sorriso dove c'è la tristezza nelle piazze, dove che a volte un sorriso fa bene al cuore, molto bene al cuore. Questo è un lato che è veramente simile, no? Poi Renato Zero, perché so che anche lui è una persona molto impegnata in questo. Renato Zero purtroppo all'inizio ha sofferto tanto e ora si merita tutto questo grande successo da parte di noi italiani. È un artista eclettico, un artista che dona, lui sul palco dal 100.000 per 1.000. E a proposito di questo, qual è il Renato Zero che ti piace di più? Quello degli esordi o quello di adesso? Io amo quello degli anni 70, 80, 90. Ora quello di adesso è sempre il maestro Renato, un grande, perché insomma, purtroppo la musica si evolve, ma a lui nel cuore piacciono sempre quelle cose vecchie, no? Ti ricordi quando ci mettavamo lì con la cassetta a girare, a registrare la radio? È così, una passione che ce l'hai nel DNA. Qual è il tuo rapporto con lui? È tipo datore di lavoro, io non è che vado là e disturbo, no? Dico, Renato, se ti disturbo mi puoi mettere una firma, lui mi firma, no? Una persona gentile, buona. Siete conosciuti, cioè quando ti ha visto, quando ha visto che eri così somigliante a lui, che cosa ti ha detto? Questa è la mia domanda. No, non mi ha detto niente, mi ha detto vieni, ti firmo, faccio quello che vuoi. Poi io non sono una persona invadente, sono una persona molto umile, rispettosa, non è che vado là da noia o ossessiono una persona, no, molto lui è Renato, ce n'è uno solo, io sono Stefano Damiani, canto le sue canzoni e scrivo musica anche per conto mio. So che hai anche una casa discografica, cioè hai una sala di registrazione, perdonami. Sì, poi collaboro un po' con tutti, collaboro con la Rea, collaboriamo con la canzone italiana della Milano Sanremo, giriamo tutta l'Italia promuovendo tutti questi artisti, questi giovani che si devono dare da fa', e noi gli stiamo dando una mano per portarli poi sul trampolino di Sanremo, grazie al presidente Antonio Diomede. Cosa ti piace e cosa non ti piace di questo mondo? Non mi piace la cattiveria delle persone che sfruttano questi poveri ragazzi, l'illusione di illudere questi ragazzi sia nella moda sia nella canzone. Invece bisogna aprire gli occhi e essere molto svegli.
ci sono molti avvoltoi, quindi. Ci sono molte agenzie, cari ragazzi, finte, che vi illudono, che vi porteranno a quel trampolino là, ma quel trampolino là non ci si arriva così. Ci si arriva se uno alle spalle ha qualcuno di con i capelli bianchi, come io, che ogni tanto mi coloro, però ce l'avrei tutti bianchi, che ti dà una mano di esperienza. Io ho 30 anni di esperienza e quindi posso indicare la direzione giusta dove un artista può andare. Consigli preziosi. Ora questa sera noi siamo al Red Root 63 di Pallerone, ma i tuoi fedelissimi, coloro che vogliono venirti a vedere, le tue prossime date quali sono e dove possono venire a vederti? Adesso siamo in giro per tutta Italia, ora poi faremo una tappa Sciacca, una tappa Sanremo, poi stiamo girando Milano, Treviso, tutta Italia. Quindi insomma un appello a tutti quanti di venire a vedere Stefan Damiani. Grazie, grazie a voi, grazie alla vostra televisione, siete proprio un amore vero. Grazie, molto gentile.